tutti, sono Barbie Xanax e oggi vi parlerò di make-up, femminismo, marketing e costruzione sociale. Non so se voi non siate interessati al make-up, potrebbe interessarvi questo video, spero sia così. Alcuni di voi avranno notato la correlazione tra make-up e cibo. Mi spiego meglio. Avrete notato che molto spesso dei rossetti, dei colori di blush, delle palette hanno dei nomi che ricordano effettivamente dei dolci, del cibo, oppure dei nomi un po' sexy. Che altri hanno molto spesso dei nomi di alcune città. Ecco, la scelta di questi nomi non è assolutamente casuale e ve lo spiegherò in questo video. Il make-up è un argomento molto trattato su YouTube Italia, però questo video si concentrerà su dei meccanismi sociali, sui cambiamenti, su processi che avvengono in noi e che attuiamo come consumatori. È un video diverso dal solito, quindi spero davvero che vi piaccia. Nel caso fosse così, vi chiedo di sostenermi con dei like oppure condividendo il video, iscrivendovi al mio canale, lasciando un commento qui sotto. Tutte queste cose mi aiutano molto per la realizzazione dei nuovi video e per l'acquisto di testi su cui fondare poi i miei video successivi, quindi proprio per questo grazie mille. Iniziamo subito con l'argomento che, come vi ho detto, parla un po' più del contesto sociale, del trucco, di come compriamo, di perché compriamo, e quindi potrebbe interessare anche a chi non può interessar di meno di comprarsi un rossetto, di indossarlo, niente di tutto ciò. Il trucco è già di per sé un oggetto un pochino ambiguo. Pensate che truccarsi ha una valenza sociale molto ben definita, che può essere anch'essa contraddittoria. È considerato emancipatorio o anche di protesta truccarsi in una certa maniera, ma anche l'assenza, il non truccarsi, per esempio, può essere una protesta. Immaginate tutto il movimento no makeup portato avanti dalla cantante Alicia Keys. E se pensate che il trucco sia una cosetta e niente di più, vi sbagliate. Il trucco non è qualcosa che riguarda solamente chi lo consuma e non è neppure una cosa da poco, perché è un settore di business davvero molto redditizio. Pensate che durante la guerra mondiale per 4 mesi negli Stati Uniti fu sospesa la produzione di beni di makeup e ci fu una mini rivolta popolare. Proprio per questo l'economia ha tentato di sfruttare questo amore verso questo settore industriale, sfruttandolo un po' a proprio piacimento. In quell'epoca c'erano le donne che lavoravano in fabbrica, visto che quasi tutti gli uomini erano in guerra oppure erano morti. Bisognava tenere un pochino alto il morale di queste donne, ma soprattutto bisognava sfruttarle come consumatrici, visto che finalmente avevano un reddito. Prima molto spesso facevano le casalinghe, stavano a casa. Quindi sia per fini commerciali ma anche a fini propagandistici. Immaginatevi che durante la guerra molto spesso si portava avanti la comunicazione in cui si diceva che le donne dovevano esaltare la loro femminilità proprio per contrastare le bruttezze della guerra, cose che avevano ripercussioni sulla costruzione della femminilità a livello della società, ma anche delle ripercussioni economiche. Più la gente compra, più si guadagna. Il trucco, come vi ho detto, è qualcosa di un po' contrastante, perché se da una parte viene un po' imposto considerando il minimo per essere presentabile a un pubblico, per prendere cura di sé, per esaltare effettivamente la propria femminilità, altrimenti si è delle sciattone, dall'altra parte ci sono delle regole molto fisse. Va bene il trucco, ma non troppo. Va bene quel tipo di trucco, ma non quell'altro. Va bene truccarsi se sei una donna, ma se sei un uomo vieni facilmente ostracizzato. Proprio per questo il trucco da una parte viene imposto, ma dall'altro è stato anche strumento di una rivoluzione. Pensate che inizialmente qualcosa come il rossetto rosso era sinonimo solamente di coloro che si prostituivano. Pensate agli uomini che tentano di abbattere questo tabù truccandosi. Di questa piccola rivoluzione di recente ne ha parlato la BBC, vi lascerò qui sotto tanti link su cui informarvi e approfondire, che ha parlato come in Corea del Sud gli uomini abbiano iniziato a truccarsi proprio quotidianamente per prendersi cura di sé, e di come questa industria del make-up stia letteralmente scoppiando nella Corea del Sud e stia prendendo tutto un nuovo pubblico. Ma oggi nella nostra società è ancora purtroppo un tabù vedere un uomo truccato, mentre viene considerato normale e quasi un po' obbligatorio per una donna truccarsi. E come capirete è molto ambiguo come settore, perché se da una parte è un po' obbligatorio, dall'altra parte è obbligatorio sotto in un certo verso. Magari un make-up goth non viene considerato accettabile, un make-up troppo pesante non viene accettato come giusta femminilità, mentre invece un make-up naturale viene ben considerato, se non addirittura un po' obbligato ad alcune donne che magari fanno le commesse, sono a contatto con il pubblico e non amano truccarsi. Ma uno dei prodotti su cui si è sempre più concentrati nella storia è stato uno per quanto riguarda l'industria di make-up, e sto parlando del rossetto. C'è stata una ricerca e sembrerebbe che la maggior parte delle donne intervistate in quella ricerca abbia proprio eletto il rossetto come quell'oggetto a cui non fare a meno neppure se andassero su un'isola deserta per quanto riguarda il make-up. E in effetti il rossetto è uno dei beni, per quanto riguarda questa industria, maggiormente venduto, di cui c'è una vastità di scelta. E se fate caso, molto spesso quando nascono dei nuovi brand, i primi prodotti che tirano fuori sono proprio dei rossetti. I motivi per cui il rossetto è così amato sono diversi. Secondo alcuni è la carica erotica, in quanto le labbra del viso ricordano altre labbra, e quindi proprio per questo secondo loro è ammiccante o un po' eccitante, un richiamo erotico. E questa promessa della sensualità è proprio quello su cui si basa tutto il mercato del beauty e del make-up, su una promessa.
e sono delle promesse molto più facili da ricoprire, da realizzare rispetto ad altri mercati. Pensate per esempio, non lo so, alle grandi marche, a Dior. Diciamo che è più semplice per noi comprare magari un rossetto Dior che costa 30 euro rispetto a entrare nella boutique di Dior e spendere 2000 euro per una borsa. Diciamo che il rossetto è più a portata di mano di molte più persone rispetto a quella borsa, e quindi ci possiamo sentire delle ragazze Dior con 30 euro senza doverne spendere 2000. Quindi il make-up più facilmente può realizzare, diciamo, determinati sogni, determinate promesse, molto più semplice dell'industria per esempio dell'abbigliamento. Possiamo vedere, non lo so, alla sfilata di Chanel un vestito, trovarlo bellissimo, possiamo provarcelo mettendo sempre di avere la possibilità economica e ci può stare una schifezza, mentre invece il rossetto rosso ha lo stesso colore su di me, ha lo stesso colore su di voi e ha molto probabilmente lo stesso colore e la stessa resa anche se a pubblicizzarlo è una ragazza bellissima. Il vestito di Chanel potrebbe non stare identico tra me e Naomi Campbell, Gigi Hadid. Il rossetto invece è più probabile che lo sia. Quindi vedendo una pubblicità è più probabile che mantenga quelle promesse di idea che mi sono fatta vedendola. Proprio questo, la facilità in cui può mantenere determinate promesse il settore del make-up, è proprio qui che si concentra tutto, si concentra il motivo per cui alcune cose hanno quel determinato nome. La promessa molto spesso è legata, prima ancora del nome, a un brand. Ogni brand ha un po' un'idea, un ideale di bellezza che manda avanti secondo la pubblicità, secondo come si pubblicizza, secondo il prezzo che ha, secondo il nome che dà ai prodotti, secondo il packaging, secondo diverse cose. Magari compriamo MAC per sentirci delle professioniste del make-up, compriamo Kat Von D per sfogare il nostro animo rock. Molto spesso, quasi la maggior parte delle volte, più che l'oggetto in sé, compriamo l'idea che c'è dietro, tutto quell'ideale che insomma comprandolo un po' ci fa sentire come se noi stessi fossimo quell'ideale, se ne avessimo una minima parte. Pensiamo che il make-up di base è quello, pensiamo al rossetto, ci sono oli al loro interno, del pigmento e nel caso delle fragranze, gli ingredienti a grandi linee sono questi. Però perché prendiamo una determinata marca rispetto a un'altra? Ci sono delle motivazioni dietro e molto spesso comprare un certo tipo di rossetto rispetto a un altro è perché ci fa sentire diversamente. Molto spesso parlando di make-up sentirete dei video in cui delle ragazze dicono: ho comprato questo rossetto, ha questo packaging così elegante e già mi immagino che lo tiro fuori dalla borsetta e sembra molto elegante. Diciamo che un po' quando compriamo, che ne so, Chanel, Dior, sono un po' per sentirci una ragazza elegante, minimal, una ragazza dall'animo rock per altri brand. E questo riguarda anche il nome dei rossetti. Tutta l'idea per questo video infatti nasce da un video che ho visto di LS, una youtuber che mi piace un sacco, vi lascerò il link qui sotto, e proprio lì lei aveva suggerito questo saggio, questa ricerca fatta da Debra Meskin, che vi lascerò qui sotto il link. La ricerca è ormai di 10 anni fa, stiamo parlando del 2007, l'epoca della pubblicazione, e oggi insomma sono passati quasi 11 anni. Quindi per sopperire a questo gap ho tentato di fare delle ricerche io in prima persona e spero troviate interessante. Questa ricerca sostiene una cosa, ovvero che a volte per comprare un rossetto rispetto a un altro siamo spinti da un legame che si crea molto prima di vedere l'oggetto di per sé, oppure di comprare un oggetto che molto probabilmente abbiamo. Molti di noi hanno diversi rossetti rossi, che sono magari anche simili tra loro, proprio perché continuano magari a comprare quella palette che magari ha dei colori simili che già abbiamo rispetto a non comprarla. La motivazione è che molto spesso dietro questo acquisto ci sono dei sogni, delle idee che ci fanno sentire meglio e si crea subito un legame emotivo con un prodotto, a volte proprio in base al nome. Pensate semplicemente agli ultimi rossetti di Nabla, dove c'era un rossetto che si chiamava Blair. Molte delle youtuber che l'hanno provato hanno parlato proprio di come questo rossetto ricordasse loro Gossip Girl, una serie TV che hanno amato. E questo è proprio l'argomento centrale. Se un nome riesce a far scattare in te subito qualcosa, un ricordo piacevole, un ricordo altro, subito si creerà un legame emotivo con quell'oggetto. È molto probabilmente lo desidererai e quindi lo vorrai comprare. Nell'epoca di questa ricerca i nomi dei rossetti avevano dei trend, diciamo, abbastanza consolidati. Il primo era principalmente quello riferito al cibo, ai dolcetti in particolar modo. Poi c'era tutta una cosa per quanto riguarda l'essere sexy, tutto un richiamo al magico. Poi ce n'era un altro al lato scuro, quindi un pochino più goth. Poi anche uno per quanto riguarda le città. Tutti questi nomi sono molto cambiati negli ultimi 10 anni perché è cambiato il cambiamento sociale, quindi le aziende vogliono rintracciare un certo tipo di nuovo pubblico che ha delle esigenze nuove. Infatti
infatti noterete dei nomi molto differenti per quanto riguarda dei nuovi brand rispetto a dei brand un pochino più vecchi, più classici. Vedete i nomi, magari non lo so, di Revlon, dei suoi rossetti, e vedete i nomi di Urban Decay, Kat Von D, sono diversi anni luce. In Kat Von D troviamo nomi come Sanctuary, ovvero santuario, crocifisso, dannato o esorcismo, cosa che solamente 20 anni fa non avremmo mai visto in profumeria. Dovete pensare che c'è stato un grandissimo cambiamento, soprattutto negli anni 90. Sono nate proprio lì dei nuovi brand un pochino più trasgressivi e c'è stato un boom per esempio del rossetto nero, una cosa impensabile e trasgressiva all'epoca. Quando compriamo un brand, quando scegliamo qualcosa da un brand, molto probabilmente la compriamo perché in parte ci vorremmo sentire come l'idea di quel brand, quello che c'è dietro. Ci vorremmo sentire un po' eleganti come Chanel, un po' più rock però allo stesso tempo trendy come Marc Jacobs, un po' kawaii alla Too Faced, un po' più rock quasi sul metal come Kat Von D. Quello che compriamo molte volte ha un fine con noi stessi, disegnare per noi stessi la nostra personalità, quindi ridefinirla, consolidarla. Magari non saremo delle ragazze Chanel che girano in tagliere e vanno a prendere il tè con le amiche alle 5 del pomeriggio in un bar di lusso, però magari comprare quel rossetto di Chanel ci fa sentire simile a questo. E tutto questo molto spesso si basa su una cosa, sull'idea di femminilità che c'è dietro quel brand. Esistono sempre brand sempre più inclusivi che non si riferiscono più solamente a un pubblico femminile, però qualche anno fa non era così inclusiva, diciamo, l'idea di bellezza, era molto netta per quanto riguarda la classe, l'etnia, le origini, l'età e anche un certo tipo di femminilità ben definita. Per esempio, proprio nell'epoca di questa ricerca, nel 2007, sovrabbondanti per quanto riguarda i nomi dei rossetti, dei nomi riguardanti i dolcetti, il cibo. Il motivo è un po' strano e sembra un pochino datato adesso, ai giorni d'oggi, perché praticamente tutta l'idea che c'era dietro al dare i nomi di dolcetti molto grassi spesso che facessero ingrassare era proprio collegato per esempio alla dieta, allo stare a dieta. Molto spesso per quanto riguarda questi nomi si pensa a un'idea un po' trasgressiva e la trasgressione è di diverse misure. All'epoca in una femminilità molto più canonica, diciamo così, l'idea di trasgressione poteva essere trasgredire alle regole della dieta e quindi mangiare un dolcetto, diciamo poteva essere uno spostamento, e che questa cosa non sia del tutto passata la potete vedere voi stessi. Guardatevi 10 recensioni della palette di Too Faced, la Chocolate Bar, una palette che profuma di cioccolata, e quasi tutti i video diranno una frase collegata alla dieta. Tantissime recensioni che ho visto dicevano una frase perfetta, dicevano è perfetta se siete a dieta, che è proprio il concetto che c'è dietro il nome dei dolcetti dati ai rossetti. Davvero tantissime volte ho sentito quella frase, che profumo, peccato che sono a dieta, mi fa venire fame, è davvero molto frequente, quindi che vuol dire? Che questa idea, cibo, cosmetici e dieta, è frequente, e a volte un cosmetico che ricordi un dolcetto può essere un po' una trasgressione. Ma le cose stanno cambiando, se vedete infatti i nuovi brand che escono fuori raramente hanno questa idea di collegare a dei dolcetti, a del cibo molto gustoso, molto grasso. Proprio perché i consumatori stanno cambiando e le trasgressioni, diciamo, sono ben diverse. C'è un'accettazione maggiore e non sentiamo più le persone che stanno perennemente a dieta. Un nome molto frequente che vedremo nei rossetti è collegato a un altro immaginario, un altro desiderio, quello di essere delle dive, essere famose. Se fate caso trovate tantissimi immaginari, davvero tantissimi rossetti che hanno dei nomi di alcune attrici. Pensate a Marc Jacobs che ha il nome di Miley Cyrus oppure di Scarlett Johansson. Pensate addirittura a Dolce & Gabbana che aveva fatto tutta una linea riguardante delle attrici famose come Sofia Loren, Monica Bellucci. Ma lo stesso vale anche per NARS che ha fatto anche lui tutta una linea di rossetti che è ispirato proprio a delle donne molto note, molto famose nell'ambito artistico. Io per prima sono così, le avranno comprati quei rossetti perché hanno un amore per un determinato personaggio oppure semplicemente perché comprare quella stessa cosa un po' le fa sentire delle dive. Sto facendo questo video ma non credete che io sia immune a questa cosa, tutt'altro, tutti siamo un po' vittime del marketing, diciamo così. Io volevo comprare sempre di NARS per esempio il blush che si chiama Dolce Vita perché adoro Fellini, volevo comprare sempre di NARS la collezione di Andy Warhol, un'altra dedicata a Man Ray, semplicemente perché adoro la pop art e il dadaismo. Ho comprato il rossetto di Kat Von D che si chiama Bauhaus perché mi piace il movimento artistico e il gruppo musicale. Ho comprato il rossetto che si chiama Lolita per il film e per il libro. Ho comprato un rossetto che si chiama Spellbound per il film di Hitchcock. Come capirete io sono la vittima perfetta del marketing cinematografico. Come vi ho detto la comunicazione cambia e se diversi anni fa quello maggiormente scelto come nome era quello di riferirsi a dei dolcetti perché tutti erano a dieta e dovevano avere il corpo perfetto, soprattutto a cavallo degli anni 80 dove il corpo diciamo era quasi uno
un'ossessione. C'era il boom del fitness, della chirurgia plastica. Adesso le cose sono un po' cambiate e sempre più persone hanno fatto caso che i nomi dei brand di make-up sono sempre più espliciti, sexy, e hanno parlato anche di sovrasessualizzazione. Anche qui le cose sono un po' ambigue, per alcune persone è un po' eccessivo questa sovrasessualizzazione, questi nomi troppo ammiccanti, e quindi sono qualcosa di negativo, per altri potrebbe essere un'emancipazione delle figure femminili nel comprare, nel parlare apertamente di pratiche sessuali in maniera emancipatoria, quindi essendo loro a parlare di queste cose, anziché subire questi discorsi fatti da altri. Mi spiego meglio. I brand che hanno dei nomi espliciti per quanto riguarda il make-up c'è sicuramente NARS. NARS è diventato famoso per il suo blush che si chiama Orgasm, ovvero orgasmo. Ma anche un altro blush che si chiama Deep Throat, quindi una pratica orale. Di recente sono usciti diversi mascara che hanno un gioco di parole che ricorda proprio la gangbang, ovvero dilettarsi con diverse persone. Ma c'è anche di recente un altro brand, non ricordo sinceramente quale, che aveva fatto uscire una maschera con i brillantini che si chiamava Glow Job, però un chiaro riferimento a un'altra parola inglese che sarebbe Blow Job. Anche qui, lavoro orale. Ma tutto questo richiamo molto spesso al potere, anche al potere della sessualità, è un po' ambiguo, come vi ho detto, sia per l'esplicito che molti condividono e altri no, ma anche la scelta dei nomi è un po' diversa. Farò due esempi dettagliati. Per esempio, i lucidi labbra di Too Faced, i Melted Lasset, sono dei lucidi labbra e hanno dei nomi abbastanza forti, tipo I am bossy, quindi io sono il boss, oppure girl on top, you can touch this, qualcosa che espliciti effettivamente potere decisionale su qualcos'altro. Dall'altra parte però c'è anche una versione sessualizzante un po' più passiva, diciamo un po' più canonica, chiamiamola così. E ho preso per esempio dei nomi che sono stati dati da Huda Beauty per quanto riguarda i rossetti liquidi matte, e troverete qualcosa come Trophy Wife, ovvero la moglie trofeo, Gossip Girl, quindi ragazza che fa pettegolezzi, Venus, quindi Venere, Wifey, oppure Girlfriend, quindi mogliettina oppure fidanzata, anche qualcosa un pochino più ambiguo, ovvero Material Girl, quindi ragazza materialista, e Silver Fox. Diciamo che Trophy Wife, Silver Fox e Material Girl fanno parte di un'idea anche qui di femminilità, una femminilità da mantenuta, diciamolo così. Silver Fox si chiamano molto spesso gli uomini che sono brizzolati, quindi per quello volpe argentata, quindi con i capelli brizzolati, che hanno una certa età però mantengono un certo fascino, hanno una certa disponibilità economica, insomma si mettono insieme con delle ragazze più giovani di loro. Quindi questo collegato a qualcosa come Trophy Wife, quindi moglie trofeo, molto spesso un ricco signorotto, a volte un po' più grande di lei, diciamo che danno un'idea molto diversa della femminilità, della sessualizzazione, però un po' più passiva. Ma questa visione, sinceramente, di questo mercato molto ipersessualizzato, molto riferito ai dolcetti, arriva nel 1996 una piccola rivoluzione per quanto riguarda il beauty, e arriva con il brand Urban Decay. Urban Decay vuol dire decadenza urbana. Sicuramente, se avete visto il video di Basic Guy in cui traduce tutti i nomi di make-up, è davvero molto divertente, avrete scoperto che Urban Decay vuol dire degrado urbano. Questo brand è un po' particolare perché si basa proprio tutto sul degrado, sulla vita metropolitana un po' malfamata. Immaginatevi che in un'epoca in cui tutti uscivano con il rossetto tipo albicocca ghiacciata, tartufino al cioccolato, usciva fuori Urban Decay con il rossetto chiamato Smog. È famoso Urban Decay anche per la linea Vice, ovvero vizio, ma dei nomi molto diversi rispetto a quelli che abbiamo conosciuto, rispetto a quelli dei marchi un po' più, diciamo, vecchi, diciamo, che usavano le nostre madri. Per esempio, i nomi dei rossetti di Urban Decay sono diversissimi. Ci sono rossetti che si chiamano Junkie, ovvero un nome per dire droga, sabotaggio, ovvero sabotaggio, Walk of Shame, che ha diversi significati, è sia la camminata della vergogna, ma molto spesso viene chiamata una camminata quando te ne ritorni a casa dopo un appuntamento occasionale di cui un po' ti sei già pentita. Oppure ancora Anarchy, ovvero anarchia, F-bomb, che vorrebbe dire quando si dice la parola con la F, quindi fuck. Oppure c'è Perversion, peyote, una droga. Oppure Mosh Pit, che sarebbe un ballo tra mille virgolette che si fa nell'ambito punk rock, che quindi ci si butta addosso agli altri facendosi effettivamente male, ballando a caso. Oppure backdoor, che sarebbe porta sul retro, ma vuol dire anche, insomma, usare un canale differente della pratica sessuale. Come capirete, questa concezione di dare questi nomi ai rossetti è lontana anni luce da concezione come Dior, come Chanel, che se leggete, leggete Miss, Promenade. Urban Decay ha segnato, soprattutto a metà degli anni 90, quando da noi non era ancora disponibile, ma in altri paesi sì, totalmente una svolta per quanto riguarda la concezione di questa femminilità, una femminilità più trasgressiva. Infatti, se vedete
anche dalla scelta delle testimonial, è molto diversa rispetto ad altri brand. C'è tutto questo riferimento alla vita urbana, metropolitana, un po', insomma, anche un po' pericolosa e malfamata, diciamolo così. Ma ultimamente c'è tutta un'altra tendenza che sta emergendo sempre più forte, ovvero quella di chiamare i rossetti con dei nomi di alcune città. Se per esempio Dior, Chanel è noto che chiamino i propri rossetti, i propri prodotti con delle cose che ricordino Parigi, perché insomma sono dei brand nati lì, ci sono sempre più spesso dei brand che chiamano dei prodotti, soprattutto dei rossetti, con dei luoghi lontani, certo non dei luoghi delle piccole città che nessuno conosce, ma molto spesso delle città di vacanza, metropoli europee, mondiali. Pensate che solo nell'ultimo periodo, solo nell'ultimo mese ipotizzo, sia Sephora sia NYX Professional Makeup sono usciti con due collezioni, proprio con tutti i nomi di alcune città. Sephora è uscita qui in Europa, mi sembra in America, con più tonalità, qui in Europa con 30 tonalità di rossetto, tutte ispirate al viaggiare. Ogni rossetto, ogni tonalità contiene al suo interno un luogo, una destinazione di vacanza e ricorda proprio il viaggiare. Idem per quanto riguarda NYX Professional Makeup, che ha fatto uscire una nuova linea di soft matte, questa versione nude, quindi che ricorda i colori della pelle, e ognuno ha il nome di una città. Il motivo qual è? È che i sogni cambiano, i sogni del cliente cambiano. Se una volta il sogno, la trasgressione, quello che volevi fare era poter mangiare una fetta di torta senza ingrassare, quindi compravi quel rossetto che ti ricordava questa cosa, adesso il sogno è qualcosa di diverso, il sogno è viaggiare, è scoprire qualcosa di nuovo, è sperimentare, è scoprire l'ignoto, che può essere una metropoli in un senso un po' trasgressivo come gli Urban Decay, o può essere proprio una vacanza da sogno come ricordano i rossetti di Sephora. È molto più emancipatorio questa nuova versione, perché spinge in un certo senso a sognare le ragazze di andare oltre, di scoprire cose nuove, di viaggiare, e non più semplicemente di stare a dieta e avere una piccola trasgressione, o di essere per forza seducenti per qualcun altro, seducenti da essere viste, ma seducenti per se stesse e dettare le regole. Ovviamente questi cambiamenti non arrivano da dei brand che prima erano cattivi mentre altri sono buoni, nulla di tutto ciò, dipendono dal tipo di clientela a cui si rivolgono, ma dipende soprattutto dalla società. La società cambia e i brand, insomma, non è che sono brutti e cattivi e vogliono delle idee, ma i brand vogliono dei soldi, vogliono vendere, e quindi proprio per questo tentano di rintracciare il pubblico, come per esempio l'amore che c'è nel pubblico per qualcosa di magico, i riferimenti allo spazio, ai pianeti, alle cose magiche come per esempio gli unicorni. Sono delle cose che ti portano altrove, ti danno delle emozioni positive, quindi proprio per questo potresti volerle comprare. I brand vogliono farti comprare di base e tentano di capire cosa desidera il pubblico proprio per darglielo. Il pubblico però cambia e i brand, insomma, devono tentare di essere al passo. C'è chi ci arriva prima, chi ci arriva un po' più tardi, chi ci arriva in un'altra maniera. A volte compriamo l'oggetto di per sé perché ci piace effettivamente quel colore di ombretto, ci piace effettivamente quel rossetto, ci piace effettivamente quel fondotinta. A volte però, oltre a piacerci questa cosa, ci piace l'idea che ci trasmette quell'oggetto, che ci trasmette quel nome, che ci trasmette quel brand, e quello ci fa venire voglia di desiderare maggiormente quell'ombretto, quella palette, quel rossetto. Possedere quell'oggetto vuol dire possedere in minima parte quelle caratteristiche, che siano l'eleganza, la trasgressione, che siano il potere, l'autodeterminazione o la voglia di viaggiare. Questo era tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto e lo voleste condividere, grazie mille. Questo era il risultato della mia piccola ricerca, della mia piccola informazione, e ditemi, avete notato queste cose? Avete trovato questo video interessante? Sono molto curiosa di sapere la vostra opinione qui sotto, se avete altre ricerche, altri saggi che trovate interessanti sull'argomento, su argomenti simili, che voleste suggerirmi a me o oppure a chi mi segue, potete scrivere il titolo e l'autore qui sotto, mi piacerebbe un sacco poter approfondire e parlare anche di queste cose su YouTube. Spero vi sia piaciuto questo video, spero lo abbiate trovato interessante, perché ci ho messo dell'impegno nell'approfondire tutto e tentare di aggiungere qualcosa in più a questo saggio che era un pochino datato. Qui sotto troverete le mie fonti, grazie mille ancora per aver visto questo video, grazie mille per condividerlo, per aver messo like e tutte queste cose. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!